tutto nell'ambito dello chef, quindi ci siamo anche parlando di altre cose. Io mi chiamo Valentina. Ciao Valentina. Allora, io come la signora che ha parlato adesso, che si chiama? Francesca, anch'io sono innamorata della mia città e ogni giorno combatto con la possibilità, con la remota possibilità di essere costretta ad andarmene, perché anche io ho dei figli piccoli e a volte mi chiedo, io sono riuscita ad arrivare all'età che ho in questa città, ma loro forse non, se le cose vanno avanti così non ce la faranno. Però finché posso resisto. E se ci devo stare voglio combattere, perché a questo punto ne vale la pena. Io mi sono posta varie volte la domanda, questa città come potrebbe essere, come vorrei che fosse, come potrebbe diventare, ma soprattutto quali sono i suoi punti di forza? E non voglio rientrare nella solita immagine, la pizza e il mandolino. Però la pizza e il mandolino sono appannaggio di qualcosa di reale che esiste, e cioè sono le nostre risorse paesaggistiche e monumentali. Io mi occupo di turismo, ma me ne occupo per scelta, perché ho fatto un percorso di studi completamente diverso, non ha niente a che fare col turismo, ma poi ho deciso di, a un certo punto della mia vita invece, proprio per dare anche un contributo all'economia di questa città, ho deciso di occuparmi di turismo, e quindi adesso gestisco due microstrutture di ricezione turistica, ma proprio micro. E però facendo questo lavoro tocco con mano tutti i giorni quello che succede nell'ambito, in questo settore, e mi mangio le mani, perché dico, non è possibile, noi siamo una città più antica di Roma, perché la nostra città è greca, sarà 5.000 anni fa, abbiamo delle risorse che il mondo ci invidia, l'UNESCO ci ha dichiarato patrimonio, ha dichiarato l'intera città patrimonio mondiale dell'umanità, e più o meno in effetti il ritorno che si ha in termini di presenza a Napoli di persone che vengono da fuori è proprio in una percentuale bassissima, e questo è dovuto a tutta una serie di cose, la mancanza di infrastrutture, però è dovuto anche un po' al nostro atteggiamento, perché un po' ci piangiamo continuamente addosso e diciamo no, perché quale cose non vanno bene, ma come vogliamo invogliare la gente a venire a Napoli se siamo noi i primi che ci lamentiamo della nostra città? Un po' perché mi sono accorta che noi stessi non conosciamo le risorse, anche se siamo laureati, anche se abbiamo fatto studi su studi, noi non conosciamo le risorse della nostra città, camminiamo per le strade del centro storico e non sappiamo dove stiamo camminando. Eppure abbiamo un centro storico che è un gioiello. Io ho avuto a che fare un paio d'anni fa con il regista Abel Ferrara, che appunto l'ho avuto come mio ospite, ho avuto questo grande onore, eccetera, il quale diceva che lui voleva dormire al centro storico di Napoli. Noi non voleva andare all'Eccelsior, non voleva andare ma voleva stare nel centro storico perché gli trasmetteva magia. Lui così diceva, questa lo ispirava, non so che cosa. Eppure noi abbiamo Piazza Bellini con le mura greche, che non so se, immagino voi vi riunite da quelle parti, ci passate spesso, avete visto? Cioè veramente diventa una piccola discarica a cielo aperto con le mura greche, veramente io ci passo e mi viene da piangere perché dico non è possibile. Stessa cosa dicasi del famoso cippo a Forcella, su cui noi ci ridiamo e ci facciamo le battute, ma quella è un'altra parte delle mura greche della nostra città, e anche quello, se fossimo stati in un'altra città ci avrebbero messo riflettori da tutte le parti e tanto di didascalia eccetera, noi ci buttiamo le carte, le bottiglie, le schifezze, la gente ci va a fare la pipì e quant'altro. E aggiungo poi, senza parlare del fatto dell'ospitalità che offriamo poi a queste persone che vengono, io non so se avete mai visto le scene dei turisti che attraversano la strada al centro storico, è una cosa da panico, cioè io infatti quando le persone vengono da me mi chiedono di cosa dobbiamo stare attenti a Napoli, ci scippano, ci rapinano, ci fa, io gli dico soltanto una cosa, dovete stare attenti, i motorini, perché vi portano sotto e rischiate di andare sotto al motorino, quella è l'unica.
l'unica avvertenza che gli do, ma è una tragedia, perché questi vengono e il semaforo non viene rispettato e le strisce non ci stanno e li vedi che corrono e poi si fermano improvviso in mezzo alla strada, non sanno manco loro che devono fare e poi ridono e si divertono, che è una cosa un po' strana. Eppure queste stesse persone che vengono mi hanno anche scritto delle dediche sul io gli lascio la possibilità di lasciarmi dei messaggi e loro, più di una persona da diverse parti del mondo, quindi persone che tra loro non si conoscono, hanno sottolineato con parole diverse la stessa cosa, e cioè che ci invidiano la nostra capacità di amare la vita, che può essere un luogo comune come quello di prima della pizza e il mandolino, però se c'è la gente che me lo scrive, forse non è più un luogo comune, cioè forse è qualcosa che esiste veramente, cioè se gli altri l'avvertono, la sentono, vuol dire che c'è, e allora è un altro punto di forza. Poi io ho pensato pure, quale può essere un altro punto di forza della mia città? Noi abbiamo una vocazione teatrale pazzesca, siamo tutti attori in bene o male, cioè anche io in questo momento sto parlando con voi, diciamo, posso dire che sto facendo una scenetta, ma l'abbiamo vista anche con i video di prima. Allora io pensavo una cosa, dico, ma può essere che Napoli sia un set cinematografico a cielo aperto? Potrebbe darsi che noi potremmo convogliare risorse di questo tipo, diciamo, di settore economico sulla nostra città in qualche modo, cioè dando la possibilità a chi fa questo mestiere di essere agevolato, di trovarla più accogliente, di avere diciamo, una serie di maggiori elementi che li portano a venire, e in questo ci dovrebbero aiutarci le istituzioni sicuramente, però se si aprisse una strada in questo senso potrebbe essere una cosa secondo me buona, perché è inutile che ci andiamo a cercare le industrie, le aziende, le fabbriche, noi non abbiamo una vocazione industriale, tutte le aziende che ci sono state ci hanno fatto solo del male in questa città, pensiamo all'Ilva di Bagnoli e a quant'altro, però abbiamo qualcosa che invece gli altri ci invidiano, che vorrebbero avere e che noi non riusciamo a sfruttare. A parte la pizza, che comunque la pizza è buonissima, cioè voglio dire, la pizza è una risorsa, è inutile che ci giriamo intorno, perché se tu basta che ti sposti un poco e non è la stessa cosa, è un prodotto da difendere e tra l'altro ha fatto la storia della nostra città, ma torniamo al fatto di prima, cioè il fatto che comunque è legato alla storia della nostra città, è bene o male anche un prodotto, come si dice, a chilometri zero, cioè che viene prodotto senza doversi andare a prendere gli ingredienti chissà dove. E chiudo con questo, io sto provando, se qui c'è qualcuno in sala che domani voleste dare una mano, sto provando a fare un sito. Io riesco a livelli grafici, poi per tutta la parte che invece è più tecnica non sono capace di fare niente, però stavo pensando di fare un sito per promuovere l'immagine di Napoli, ma come meta turistica, cioè non più di tanto, quindi in qualche modo un sito che poi potesse essere indicizzato nel modo giusto sui motori di ricerca, in maniera tale che le persone che hanno in mente di fare un viaggio, piuttosto che pensare a Sharm el Sheikh, decidono di venire a Napoli. E in più sono venuta a scoprire ultimamente anche che esiste una nuova forma di turismo che si chiama il turismo sostenibile, se non mi sbaglio, però mi dovrei informare meglio così. Cioè un turismo che alcune persone scelgono ultimamente di fare perché sanno che scegliendo una meta piuttosto che un'altra aiutano un determinato territorio, e noi siamo in queste condizioni, cioè non ce la tiriamo troppo. Quindi io ci proverò a fare questo sito. Se qualcuno... un progetto con questo tipo di viaggio, i soldi del viaggio pagano un progetto in quel territorio. Ah sì, addirittura. Ah, questo non lo sapevo, è un passaggio ulteriore. Io l'ho fatto per il Marocco. Ah, stupendo. E quindi come si chiama precisamente? Turismo? Questi sono viaggi solidali. Viaggi solidali. Benissimo. Vabbè, io da domani mi informerò su questi viaggi solidali. Poi se uscirà fuori qualcosa, ben venga per tutti. Comunque vi ringrazio per avermi dato questa possibilità di parlare.